A noi, al momento, non importa completare per davvero la prova. Quello che a noi importa è attivare il glitch. Per attivare il glitch, basta entrare dentro la prova e buttare a terra gli oggetti di cui non abbiamo bisogno. O meglio, di cui abbiamo bisogno, ma abbiamo bisogno che si moltiplichino. Ad esempio, vogliamo che l'anello d'oro moltiplichi? Perfetto, ne hai solo uno in tutto il gioco. Vuoi usare i trucchi? Ovviamente no. Usi glitch. Butteremo a terra l'anello d'oro e, una volta rientrati, o meglio usciti, ne avremo un'altra copia. Ma dove? Dentro i negozi. Stessa cosa per molti altri oggetti. Ad esempio la corona della gloria. Stessa cosa gli stivali dorati. Andiamo. Se avete scelto così, noi prenderemo l'altra via. Al via inizierà la sfida. Non è un problema, grande capo. Via! Prima attiviamo il glitch, poi ci pensiamo a farlo per bene. Noi ci mettiamo già qui e iniziamo a buttare giù tutto quello che non ci serve. Allora, butta, sì. Poi, butta, sì. Butta, sì. Butta tutto quanto, sì. Butta, sì. Butta anche questo, sì. La linfa vitale, butta via tutto. Cristalli psi, butta via tutto quanto. L'anello custode, buttalo. Mi stavo dimenticando, la camicia di Mithril, buttala. Proprio ci stiamo denudando del tutto, stiamo buttando via tutto quanto. E buttiamo via anche le pozioni della nebbia. Non credo ci sia rimasto nient'altro, vero? Ah, giusto, gli stivali dorati. E anche la tua corona. D'accordo, dovremmo aver buttato via tutto quanto. Noi ci siamo svuotati, usciamo. Fareste bene ad arrendervi, anche se raggiungerete la cima e non riuscirete a battermi. Farete bene a lasciare subito il villaggio. Sì, sì, sì. Ma solamente per andare a riprendere tutto quanto. Come avete visto, gli strumenti questi qua non erano presenti, se no li avrei buttati. Però tutto quanto c'è già tornato nell'inventario. È il momento di trovare un qualsiasi negozio ora. Purtroppo questo richiede del tempo. Eh già, perché per ora l'unico negozio qui in città non è visitabile. Ci porta quindi a tornare alla nave ed andare qui a Loho, che è il posto più vicino con una città. Eccoci arrivati a Loho. E ora, andando a comprare delle rarità, vediamo che Cristalli Psi ne ha esattamente 6, che sono quelli che abbiamo venduto prima. Prendiamoli. Biglietti da gioco, ce li prendiamo, che fanno sempre comodo. La linfa vitale, stessa roba, ne ha 4, che è quella che abbiamo anche noi. Però farei, esatto, uno per volta, che così aumentiamo i biglietti da gioco, signora. Grazie, che così poi li vado a rivendere, o meglio, a buttare per terra e a prenderne altri. Stessa roba la pozione. E vedete che i biglietti da gioco costano veramente nulla. E ce ne ha 2, che sono quelli che avevamo prima. E ci dà un altro biglietto da gioco per aver comprato dei biglietti da gioco. Grazie. Le monete, madonna mia, meno male che non costano un cazzo. Costano 100. E invece la camicia di Mithril, questa, ci serve come? Che è un metodo molto meno dispendioso che andare a cercare di ottenerla con la slot machine, credetemi. Mentre l'anello custode, visto che di poco ma aumenta PS, li diamo a tutti quanti. Prenderei anche uno di tutti e tre. Prenderei questi tre oggetti. E con questo dovremmo aver preso tutto quanto. E ora torniamo al villaggio sciamanico e buttiamo altra roba per terra, come degli incivili. Rieccoci di nuovo alla prova. Ci rimettiamo sulla linea e ora di nuovo buttiamo via la roba. Abbiamo buttato via tutto. Buttiamo via anche questi qua che ci cambiano la classe. Ecco qua, Pierce è rimasto con solo la spada, per farvi capire. Nessuno è rimasto con più niente. Usciamo. Yes. Rifacciamo la prova buttando di nuovo a terra roba e moltiplicandola. Buttato di nuovo via tutto quanto. Usciamo dalla prova. Rieccoci ancora una volta qui. E con questo siamo a posto.